Allora, benvenuto a Manlio Di Stefano del Movimento 5 Stelle. Come avete capito, sarà un confronto con Emanuele Fiano, Partito Democratico, forze insomma che hanno molto litigato in passato, si continua a litigare ancora oggi, ma insomma poi vediamo di capire, perché ieri c'è stato Fiano un lungo intervento corposo di Walter Veltroni sulla Repubblica, si tornava a parlare della necessità di riprendere un dialogo con i 5 Stelle, peraltro ipotesi anche percorsa diciamo da Nicola Zingaretti. Le voglio subito chiedere, anzi lo chiedo a tutte e due, sono così fantapolitica oppure possibilità concrete? Piano e poi Di Stefano. Ma intanto io e Di Stefano siamo dirigenti dei nostri movimenti o partiti, Walter Veltroni parlava degli elettori del Movimento 5 Stelle, il che sono cose diverse. I dirigenti del Movimento 5 Stelle fanno scelte che noi hanno fatto, fanno scelte per adesso, poi non so cosa decideranno, che noi non possiamo condividere. Non solo fanno scelte loro, ma appoggiano scelte di altri. Non l'abbiamo incontrato noi Orban a Milano 48 ore fa, e cioè l'esponente politico europeo, il leader europeo che meno o più, dipende da che parte si inizia la frase, di ogni altro leader europeo ha offerto aiuto all'Italia nella vicenda della redistribuzione dei profughi, come sanno bene tutti. Poi non so, Luigi Di Maio ha detto che quello non era un incontro formale, io non so esattamente cosa sia un incontro alla prefettura di Milano, sede del governo, con i propri staff, se non un incontro ufficiale del vicepresidente del Consiglio, ma comunque non è questa la cosa importante. E su molte delle vicende che hanno trattato in questi primi mesi di governo hanno appoggiato delle posizioni che noi non potremo mai condividere. Certamente quella dell'immigrazione è una di queste, poi ci sono anche alcune questioni che riguardano i rapporti internazionali, e poi ci sono questioni su cui gli italiani non sanno cosa deciderà il governo, perché voi ne avete annunciata una adesso, cioè la differente, radicalmente differente posizione tra il movimento e il partito della Lega sulla questione delle pensioni d'oro, ma potrei citarvi la nazionalizzazione delle autostrade, potrei citarvi la vicenda di Ilva, potrei citarvi la TAV, per dire che gli italiani non sanno cosa decideranno. E quindi io come faccio a rispondere alla sua domanda se non so esattamente chi mi trovo di fronte? Ho di fronte il Movimento 5 Stelle del tempo in cui ero all'opposizione e dava delle soluzioni su Ilva che per adesso invece non sappiamo quali saranno, oppure ho di fronte il Movimento 5 Stelle che copre tutto quello che Salvini dice e fa in campo internazionale, nel campo della migrazione? Non lo so, perché poi io di fronte a Manlio Di Stefano, del quale oggettivamente non ricordo adesso delle affermazioni riguardo queste ultime vicende della nave 18, però per dire, il presidente della mia commissione, onorevole Brescia, che è il presidente della prima commissione affari costituzionali della Camera, a proposito della nave 18, proprio quando io ero a bordo della nave, ha detto delle cose completamente diverse, un po' come il presidente Fico, completamente diverse da quelle che andava affermando e facendo il ministro dell'interno. Allora, quindi in senso generale è certo che la proposta di Walter Veltroni, che esista un elettorato deluso di sinistra che ha votato per il Movimento 5 Stelle, è un'idea vera, ma se poi le scelte sono queste, come si fa a ragionare? Di Stefano. Ma io lo spiego io al collega Fiano chi ha davanti. Ha davanti un governo che è nato per via di una legge elettorale che non dava alternativa a una coalizione di governo, tra l'altro legge scritta dal Partito Democratico, e che si è creato su un contratto di governo, un esperimento che esiste da 40 anni in Germania, che non mi sembra un paese instabile o in difficoltà, e che quindi sta portando avanti proprio quel tipo di contratto, che prevede ad esempio il taglio delle pensioni d'oro, quindi non c'è nessuna guerra interna alla maggioranza, e le guerre noi le risolviamo, ripeto, attenendoci a un contratto di governo che gli italiani hanno avuto modo di conoscere perché è pubblico e disponibile. Ben diverso ad esempio dal contratto di governo che venne fatto nelle stanze del Nazareno tra Renzi e Berlusconi, che ha guidato gli ultimi 5 anni di governo senza sapere nulla né gli italiani né i parlamentari. Questa è la differenza sostanziale. Noi abbiamo detto agli italiani il contratto di governo nasce dai programmi di Movimento 5 Stelle e Lega, è pubblico, è verificabile, valutate quello che facciamo nel nostro mandato di governo. Abbiamo già tagliato parte di sprechi, tra l'altro, che invece il Partito Democratico ci consegnava da anni ed anni, mi riferisco ai vitalizi, mi riferisco ai 150 milioni dell'aereo di Renzi, alle concessioni autostradali, perché mi sembra che questa questione stia un po' scemando, quando in realtà le carte che abbiamo fatto emergere dimostrano
come la famiglia Benetton e stiamo ancora aspettando di sapere dalla famiglia Benetton quali sono i finanziamenti ai partiti che ha fatto in questi anni, perché qualcosa mi dice che le fondazioni del Partito Democratico hanno a che fare con quei finanziamenti. Prendeva un 7% di utili, persino contestato dall'Unione Europea, che prevede utili alle concessionarie non superiori al 4,8%. Quindi ho qui, ogni volta che scaviamo un po', esce qualcosa che agli italiani fa comodo sapere per poter capire chi li ha governati fino ad oggi. Quindi io, più che cercare di capire se c'è una dinamica di polemica interna alla maggioranza, ovvio, c'è la dialettica politica. Siamo un partito, siamo due partiti che, viva Dio, hanno dialettica politica, ma il contratto è quello che guida l'azione di questo governo sotto il presidente Conte e con l'azione di due leader politici che fanno i vicepresidenti. Ci mancherebbe altro. Sentivo prima parlare degli incontri con Orban e quant'altro. Orban, perché poi l'ipocrisia mi dà proprio fastidio, siede al Parlamento europeo nella famiglia politica della Merkel, che certamente non è un antieuropeista, e di Berlusconi di Forza Italia, con cui il Partito Democratico ha fatto l'ultimo governo. Quindi la verità è che dovremmo ogni tanto guardare ai fatti e smetterla di cercare, allora, di creare polemiche inutili. Piano, la faccio rispondere subito, però voglio chiedere una cosa a Di Stefano, perché su Orban però ci sono state delle critiche che sono arrivate dal vostro movimento. Castaldo, certo, europarlamentare, ha detto Orban non è ma persino io lo critico, un nostro Orban amico. Ecco. Non crebbe altro, ma il punto è però il vostro alleato di governo ci sta facendo un asse con cui vuole andare a sfidare l'Europa. Sto esattamente dicendo questo, che i due leader politici che sono anche vicepresidenti, Di Maio e Salvini, in qualità di leader politici hanno il diritto di incontrare chi gli pare, e ci mancherebbe altro. Detto ciò, se qualcuno prova a dire che questo governo si ispira a Orban come linee politiche, la realtà la trova nel contratto di governo, dove non c'è nulla di quello che Orban o i paesi Visegrad vedono essere il loro futuro. Poi se Salvini alle europee del 2019 vuole correre con Orban e cercare di fare una famiglia europea con Orban, ma faccia quello che vuole. Noi abbiamo sempre in quella famiglia? Assolutamente no. E noi abbiamo sempre detto che siamo un partito, un movimento alternativo alla Lega, che per condizioni che non potevamo certamente mutare, ovvero la legge elettorale, abbiamo fatto un governo insieme. Ma ripeto, questo non deve delegittimare il governo, perché noi con questo contratto stiamo attenendoci a quello che abbiamo promesso agli italiani, e quello è quello che finalmente conta per il popolo italiano. Piano? No, ma io ho delle domande molto semplici per il collega Di Stefano, visto che lui sostiene che c'è tutto scritto nel contratto. Volevo sapere se verranno nazionalizzate le autostrade italiane. Uno. Due. Volevo sapere se si farà la Gronda a Genova. Tre. Vorrei sapere se si farà l'opera del Terzo Valico. Quattro. Vorrei sapere se si farà la TAV in Piemonte. Cinque. Vorrei sapere se la vicenda dell'Ilva, visto che il parere dell'Avvocatura di Stato è stato consegnato, il presidente Di Maio, cioè il vicepresidente Di Maio, ha delineato qualche aspetto che noi non abbiamo ancora letta, verrà assegnata, come da gara che il presidente Di Maio ha fatto verificare all'Avvocatura di Stato, a Mittal, perché al di là delle questioni di politica internazionale, che poi, come dire, in questo momento sembrano concentrate unicamente sulla vicenda della migrazione, ma Di Stefano è un esponente del governo nel settore degli esteri, non ci sono solo ovviamente le migrazioni, sta succedendo di tutto nel mondo, ma al di là di quello, poi non è vero che nel contratto c'è tutto. E sulle questioni che nel contratto, abbiamo 30 secondi, Piano, se no non replica. Basta che risponda a queste domande, ad alcune di queste domande. Avrei un elenco di domande che gli italiani vogliono sapere dal Partito Democratico infinito, ma non voglio prendere questa polemica. Dai, proviamo a rispondere. Le rispondo subito. Vai. Le opere di cui lei ha parlato stanno studiando certamente al Ministero, non nello studio di Agorà. Ma ne stanno parlando, ne stanno parlando il Ministro delle Infrastrutture con i suoi omologhi e con i sottosegretari della Lega Nord, quindi nel contratto c'è scritto che tutto ciò che non è presente viene discusso in un organo preposto, come succede in Germania, ma la cosa che veramente invece possiamo subito dire agli italiani è che finalmente faremo un reddito di cittadinanza, finalmente taglieremo le tasse, finalmente elimineremo la legge Fornero, credo che gli interessi abbastanza di più della gronda che utilizzate in modo strumentale contro il governo. Quindi non c'è risposta. No, c'è risposta, la vedrà in Parlamento. Lei è un parlamentare. Io ho fatto 5 domande, mi basta una risposta. Allora, 5 domande, rispondine a uno, siamo tranquilli. No, la vedrà in Parlamento, perché è lì che si fanno queste cose, non le fa certamente Di Stefano in televisione ad Agorà. Va bene, allora però Di Stefano, siccome il tempo a nostra disposizione è finito, invece questi confronti fanno bene al dibattito che facciamo in TV, fanno bene al dibattito pubblico, quindi io la invito pubblicamente a chiudere. Agorà Estate finisce il 7 settembre, quindi Maglio Di Stefano l'aspettiamo, magari partecipa con un po' più di pubblico e di ospiti presenti nel nostro salotto. Grazie per essere stato con noi. Grazie.